fare la spesa lì. Sì, ho tutte e due le mani libere perché di solito tengo il telefono, ma oggi ho trovato un appoggio molto figo. Ecco. C'era una signora che è entrata in 2 minuti con il cane in braccio, e ovviamente nei supermercati normali non puoi entrare con il cane dentro, e lei insisteva che doveva solo prendere i limoni e quindi poteva entrare con il cane. Giustamente le hanno fatto notare che deve uscire con il cane. È stata 20 minuti a rompere le palle dentro nel supermercato con il cavolo di cane. Premetto che anche io ho un cane e non ce l'ho con chi ha il cane, ma siccome questo Lidl ha un'entrata con una specie di piccolo corridoio dove quando fa troppo caldo o troppo freddo il cane può restare legato dentro, nessuno te lo porta via. Tanta gente lo fa, ho visto io, li legano e poi vanno dentro a fare la spesa. Sì, quindi non c'era la necessità, no, di rompere le palle, tanto più di farci perdere tempo in cassa. Io le ho tentato di spiegare, ci è arrivato un epiteto tipo... ammazzatemi. Ma, sì, era una vecchia, era che sì. Ha cominciato a tirar fuori casino. Si è venuto l'altro aiutante, il commesso, prego signora, si accomodi. Sì, la smetta di gridare. Le stava portando fuori come un'ubriacona che fa casino. Ah, da notare, anche Max è fornito di canotta del potere. Allora, siamo andati anche dopo che abbiamo finito dal parrucchiere. E infatti si nota. Si vede. Siamo fighi entrambi, non c'è niente da dire. Siamo passati per il viale principale, diciamo, si chiama Viale 20 Settembre, e lì c'è Tiger, l'unico Tiger di Trieste, perché ne hanno messo uno solo e hanno capito che... Accorcia e fai vedere l'estro, barriere. Allora, ho preso delle cose trescissime. Ma veramente trescissime, guarda, mai visto roba del genere. Cominciamo, perché ve le faccio vedere, con la serie di tre... Aspettate che le metto almeno giuste, non se ne può più del caldo. Queste tre cover per l'iPhone 6 e l'iPhone 6S. Sì, non so, nota la cosa impressionante. Ma sono non bellissime! Non so se si vede, dopo la apre, c'è la pallina dentro, guarda! Sì! C'è la pallina dentro il gioco! E questo c'è anche l'oracolo, perché c'è scritto in fondo yes o not. Sì. Quindi tu fai una domanda, la lanci con questo coso, un giochetto, parte, dopo lanci. Ti dice sì o no. E questo è un altro gioco tipo sempre questo, insomma, sono fatte i labirinti così. Poi dopo la apri, due palline, questa ne proverò una, due perché una non bastava, non so, due se ci vede, volevano, non so, no. Sì, bam. E cose allucinanti. Anzi, perché roba una, intanto per far vedere, ma questa rosa va, apri la rosa, non riuscirò, amore. Sì, gli uomini servono per questo, per spacchettare. Allora, le cose allora, mentre che lui apre intanto la cosa, perché credetemi che non ce la farà con questa confezione. Questo qui è un cavo per l'iPhone 5, 5S, 6, 6S, sì, altra penso cosa anche fuori, 7, fuori non so. Testa. Questo riesco anche ad aprirlo, penso. Stavo facendo un danno, infatti mi stava cadendo anche il telefono. Ma voi fate finta, sì, di veramente. Niente, fate finta che sta andando tutto bene. Cioè, se ti scippo sta roba, veramente. Sì, se le vuoi fregare, se le vuoi fottere da Tiger, non puoi, perché non c'è. E ha il cane che si inculerà il telefono. E io devo assolutamente provare. Perché secondo me questo cagnolino fa così, questo meccanismo, secondo me. Sì, esatto, proprio quello si fa. Tu potresti andare a prendere il mio carico esterno e il tuo telefono. Ecco, vedi com'è fatta? Ah, che è sta roba? Per proteggere il telefono. Cioè, vado intanto a prendere. Ma il bordo è figo. Questa è proprio dura, plastica. Beh, cuoto. Ma io sono troppo. Cioè, così? Oh, fantastico. Nel mentre che Max mi va a prendere il suo telefono, che ha un 5S, così vi faccio vedere che secondo me il cavo si incula il telefono. Sappiatelo. Adesso. No, nella mia borsa, appesa sull'armadio. Quella indiana. Qui siamo tutto in famiglia, tanto chi ci guarda, per dire, quanti sarete? 3, 4, ok, abbiamo preso, o meglio ho preso, e io sono certa che li indosserò, perché adesso aprirò e vi farò vedere come mi stanno, gli auricolari Avermo. Se vedete la foto, questo malcapitato, non so se riuscite, mette a fuoco, sì, li ha indossati e siamo gli auricolari Avermo. Sì, guarda, allucinante, guarda. Cioè, mai viste cose sono del genere. Fantastici. Ma ditemi voi, ma
Chi non vorrebbe gli auricolari a guarda, vermo? Tutti. E poi rosa, perché c'erano anche i verdi. Ma avete mai visto dei vermetti verdi così? Rosa sono più fighi, scusa, da nonna. Okay. Io, dall'alto dei miei 46 anni, potevo mai non comprarmi gli auricolari a vermo? No. Adesso attacco anche sul mio iPhone, no? Secondo me si incula il telefono. Acceso. Notare la cover tesca. Sobria. Dai che vediamo. Vuoi proprio vedere? Adesso magari scopriamo che il cavo non funziona. E lo fa, guarda! No, lo fa! Se... Dai, perché non va? Ma mentre carica! Ma forse deve essere appoggiato. Dai, no, ci si fa. Vede, si sì, vede! No. Si sta inculando il telefono! Pazzesco! No, è troppo trash! Dai! No, vabbè, no, questo è figherrimo! Dai, troppa roba, ragazzi, non è possibile! Ma cosa si inventano sti pazzi? No! Ma avete visto il muso del cane, anche convinto che... Contento, il cagnolino, no? Il telefono forse un po' meno, eh? No, è troppo figo, questo è figo! Figo, tanto! E quindi... Isematti, guarda, isematti! Per dire. Vabbè. Adesso io vi faccio vedere questi, se riuscirò a tirarli fuori, ma presumo di sì. Eccolo. C'è. Allora. Ma che schifezza. Ma no, ma com'è che schifezza? Beh. Ma no. Ma sono morbidi, sono teneri, certo. Anche. C'ha anche gli occhietti, guardate che carini. Dai, sì, gli auricolari a vermetto. C'è una forma un po' strana, ma vabbè. C'ha anche gli occhietti, sembra un piccolo cazzetto. Praticamente. C'è, una minchiolina. Dai, prova a metterli su. Vediamo se no come da foto, eh? Ovvio, cioè, voglio dire. Allora, tu ascolti la musica, no? Così non puoi parlare, puoi ascoltare solo la musica. Ah. Sì, non si vede niente, tira sui capelli. No, guarda, c'è i cazzetti nell'orecchio. Sembra che ti esce, entra da una parte e ti esce dall'altra. Sì, con gli occhietti. È grande, ma è fatto apposta perché da una parte ci sono gli occhietti e dall'altra no. Ma chi non uscirebbe con degli auricolari così? Guarda, cioè, tutti, me guarda, guarda, li vedo ogni giorno per strada, guarda. No, scrivetemi nei contatti cosa ne pensate, siete clementi. Dei scoppiati allucinanti, no, va là, no, dai. No. Ma non avrei mica il coraggio di andare in giro con questa storia qua. Certo. Vabbè. Parlo anche con i clienti con gli auricolari qua così. Sì, guarda. Secondo me... Così ti ricoverano direttamente la neuro ma di... in diretta. Ma la sussistenza. Ma in diretta proprio. Sussistenza. Poi vabbè, sì, insomma, per essere un attimino più tranquillo, ho scoperto un nuovo negozio di cover indiano. Sì, Indian Cover si chiama. Indian Cover, vicino a dove c'era questo Tiger, un po' più in giù, diciamo, insomma, un po' difficile per chi non è di Trieste, insomma, spiegare dove. In una delle vie principali. Ah, l'hanno aperto principale. Nuovo, perché non l'ho mai visto. Ho comprato questa. Sì, altra cover sobria. Ma questa è sobrissima. Per capire. C'è anche il fiocchetto che si sposta, che è praticamente la fake. Se mancava il fiocchetto che si sposta, ma guarda, non era una cosa... Facevo un casino che non finiva La buttavamo più. Via, ma se certo. No. Cioè. Il fiocchetto che si sposta, guarda, perché qua dietro c'è un bottoncino e questo si sposta. Dai, sul telefono. Sono fuori di testa, sì, insomma. Perché capisci? Sono fuori di testa, cioè, dai. Dai. Se dai devi parlare proprio. Con i clienti, ovvio che usi questa cover. Beh, se certo. No, cioè, voglio dire. Se no... Oppure anche questa. No, quell'altra, dov'è? Questa qui. Cioè, questa che... è quell'oracolo, per parlare con i clienti. Ti do l'appuntamento o no? Aspetta, lancio la pallina, se viene sì, sì. E vi se rendete viene no, conto no. Dove si perde questa? E poi... per non farci mancare niente, No. Porca questa, guarda. Questa è un po' sporchina, ma vabbè, ma la laveremo. Non importa, non siamo fiscali. Che devo, puzza, mamma devo mia. Devo usare se c'è un buon silicone. Ma no. Che schifo. Sa di cioccolato, non no, puzza di merda. No, puzza di memele. No, non puzza di merda. Beh, non solo. No. Buona che cosa. Adesso vi faccio vedere questa. L'omino di pan di zenzero rossa. Rossa. Che è da Pull&Bear, adesso oramai non la vendono più da una vita. E io la volevo, non la volevo rossa, l'ho trovata rossa dal cinese, va bene, uguale. Era cioè, solo quella. C'era solo questa, ma sono stata brava perché c'era anche una forma di coccinella e non l'ho presa, sappiatelo. Ma no,
Cioè, voglio dire, ma chi non uscirebbe con una cover così? Cioè, non ti nota nessuno alla fine. Chi vuoi che ti guardi? Poi, guarda, il telefono, tra l'altro, è anche piccolissimo. Cioè, proprio... Pure un prete va con quella cover. Cioè, voglio dire, nessuno ti sia. Nota. Capisci? Serio, vai. Serissimo. Un ingegnere, guarda, un dottore. È ergonomica, è fatta apposta per impugnarla, guarda, facilmente. Chirurgo, guarda, con questa cover. Cioè... Lo ricoverano direttamente in corsia neuro. È fantastica. Psicopsichiatrica. Sì, dovete sapere che io ho un vizio. Quando compro le cover di silicone le devo annusare, perché devo capire un po' sì, se il silicone è buono o meno. Da maledetti puzzano. Ecco. No, questa è buona. Questa annusa, questa è buona. Ma più meglio di questo, ha un odore decente, ma quello puzzava di schifo. Non è vero, non puzzava di niente. Comunque. No, e va bene, insomma, così. Abbiamo fatto un po' di spesa anche al Lidl. Ma non vi facciamo il video spesa, perché non ci vogliamo mettere, no? Solita spesa, da normale, solita dai. Spesa, dai, merendine, sì. Quello per la cena. Sofficini, bastoncini. E stasera mangeremo tutto fritto alla faccia della dieta, sì, che non facciamo, fritto, però no. Diciamo sempre di fare la dieta, ma la dieta non la facciamo mai. E quindi va così. Giusto per stare leggeri. Sì, voi che state facendo? Chi lo sa? Vi voglio bene ad uno... Anche chi si cancella, chi si iscrive, siamo qui per la par condicio per chiunque. E niente, ci aggiorniamo ad un prossimo video. Vado a sistemare, perché ho lasciato un casino, ho aperto di tutto, ho buttato esatto. Tutto qua. Quindi prima che lui divorzi è meglio che vado a mettere a posto. Va bene. E vi salutiamo tanto. Un grande bacione al prossimo video. Ecco. Ciao ciao. Ciao ciao. Non si vede se no. No, ciao ciao, no. No, ciao ciao, no. Ciao.